Il derby logicamente in qualsiasi parte d'Italia si giochi ha sempre un sapore particolare, un clima particolare, quindi è normale che ci sarà tensione da parte comunque dei giocatori che scenderanno in campo, da parte di ogni componente della squadra. Sì, l'anno scorso l'andata era stata un po' una partita bloccata, decisa poi da un episodio. Il ritorno fu giocata sotto un diluvio universale, però comunque ne uscì una bella partita. Quindi, ecco, secondo me comunque si affrontano due squadre che sono in salute, a prescindere, ecco, dal risultato di Modena o in casa nostra col Crotone, però. Sono due squadre che il Pescara forse ha iniziato, ecco, le prime giornate non benissimo, però comunque questo è un campionato che ha dimostrato anche lo scorso anno che squadre come il Modena, che addirittura avevano perso 10 partite consecutive, poi si è ritrovato comunque a lottare per i playoff, ecco. Al di là del valore del derby, sono 3 punti che metti dentro per quello che è l'obiettivo nostro stagionale. Io, come ho detto diverse volte, se voi domandate a ogni ragazzo che il nostro direttore ha preso quest'estate, credo che non gli abbia detto di venire a Lanciano perché si puntava a qualcosa di importante, c'era qualcosa da costruire come stiamo facendo. E quindi poi cerchiamo ogni sabato di poter prendere l'intera posta in palio. Poi a volte ci riesce, a volte meno, ecco. Siamo abbastanza tranquilli, siamo sereni nonostante veniamo da una sconfitta a Modena. Sappiamo che è una partita importante per noi, non perché è un derby, ma perché ci mancano punti, quindi dobbiamo fare punti a tutti i costi per stare un po' più sereni e più tranquilli. Io ci volevo essere a tutti i costi, però purtroppo questa è una munizione che mi farà saltare la partita di venerdì. Abbiamo fatto due vittorie. Come in precedenza che avevamo battuto l'Entella e il Crotone, poi abbiamo riperso di nuovo e è successo di nuovo a Modena, dopo due vittorie abbiamo perso a Modena. E purtroppo è stata una mancanza nostra, ecco. Ce la possiamo prendere con gli arbitri fino a un certo punto, però siamo stati noi ingenui a cascare nei loro tranelli, perché quello che volevano loro era farci nervosire. Ci hanno messo tutto e ce l'hanno fatta, quindi siamo noi che dobbiamo crescere sotto questo punto di vista. Sì, è difficile perché comunque siamo in una posizione di classifica che non possiamo permetterci di sbagliare ulteriormente. Siamo lì nella zona, quasi zona playout, quindi dobbiamo risollevarci, dobbiamo tirarci fuori da questa situazione il prima possibile.